Troviamo Roberto Fragale al Fight Club in the Cage, organizzato da Luca Della Rosa. Allora Roberto, sappiamo della tua candidatura alla presidenza della FKBMS. Dici due parole, io già che sei qui io ti faccio parlare. Ma te mi fai parlare? Sì, io perché, naturalmente c'è riferimento al fatto che non mi fanno parlare. Io ho detto che ti faccio parlare. Il presidente non ha un comportamento, diciamo così, troppo elegante, diciamo, con un eufemismo. Comunque, lasciamo perdere questo e parliamo della mia candidatura. Il fatto eccezionale della mia candidatura è che da 40 anni nella nostra federazione le nostre elezioni sono, diciamo così, bulgare, cioè c'è soltanto un presidente, un candidato alla presidenza. Per la prima volta dopo 40 anni finalmente avremo delle vere e reali elezioni nella FKBMS, poiché i candidati sono minimo due con la mia candidatura. Io spero che ci siano anche altri personaggi che si vogliono candidare alla presidenza. Sì, scusa se ti interrompo, a questo riguardo ho sentito anche Carlo Di Blasi che ci saranno anche altre candidature. Sai qualche nome? No, questo non lo so, sono molto contento che te l'abbia detto. Ultimamente sono molto impegnato con la mia campagna elettorale, là dove mi fanno parlare naturalmente. E quindi non lo so, mi auguravo che ci fossero altre candidature, quindi mi fa piacere che Di Blasi ti abbia detto che ci sono altri personaggi che si vogliono candidare alla presidenza. Certo, sappiamo che nella tua campagna elettorale stamani eri a Bergamo. Stamani ero a Bergamo per un corso di formazione per specializzazione di istruttori età giovanile, una cosa molto importante della nostra federazione per quanto riguarda la revisione dei quadri di formazione per i quadri tecnici federali, che questo è un programma che era stato presentato dal maestro Donato Milano nel 2007, nessuno l'aveva preso in considerazione. Quest'anno all'interno di un corso del quarto livello del CONI ho presentato un programma per la revisione dei quadri di formazione nella nostra federazione, è stato accettato dalla Scuola dello Sport Nazionale del CONI, l'ho presentato in consiglio a tutti i consiglieri, a tutti i presidenti regionali, a tutti i tecnici e a quanto pare ha fatto colpo, perché anche il presidente Falzoni per la prima volta ha cominciato ad inserire qualcosa in quello che potrebbe essere il suo programma, perché fino adesso non ha presentato nessun programma, del resto come ha sempre fatto in questi ultimi 40 anni. Un po' una firma a scatola chiusa, diciamo. Era una firma a scatola chiusa, era l'unico candidato, quindi o votavi per lui o votavi per lui. Bene, apriamo la scatola per Roberto Fragale. Roberto, parliamo un po' di questo tuo programma. Allora, ho saputo che nelle affiliazioni vengono molto, ma molto meno. Il discorso è che la nostra federazione ha bisogno di un rinnovamento, per troppo tempo è stato un po' uno spremere gli atleti, uno spremere le società, è l'ora che la federazione sia al servizio degli associati e non più gli associati al servizio, vorrei dire, della federazione, ma del presidente, perché fino adesso è stato così. Il mio programma è nato da quello che gli associati hanno sempre chiesto alla federazione e la federazione si è sempre rifiutata di dare. E cioè si parte per esempio da una diminuzione del costo delle affiliazioni sia per quanto riguarda le associazioni sia per quanto riguarda gli atleti. Naturalmente si potrebbe pensare che questo sia una promessa elettorale, non è così. Perché i soldi ci sono, solo che vanno gestiti meglio nella nostra federazione. D'altra parte la nostra società, noi vediamo che nella società i partiti politici, tutto quello che sta succedendo in questo tempo, la federazione non fa certa eccezione. E quindi dobbiamo fare pulizia in federazione, noi abbiamo bisogno di trasparenza e democrazia. E a proposito di trasparenza e democrazia, ricordiamo che il programma di Roberto Fragale lo troviamo sul guerriero.it. Su www.guerriero.it, su Octagon. Stiamo facendo la campagna su Facebook, su Fragale Roberto, Fragale Roberto 2, su Roberto Fragale presidente FKBMS, eccetera. E a distanza di un mese, perché poi voglio dire, scusate, anche su Leverangdo. Ecco, live vengo, che saluto gli amici Carlo Sanna, Laura Albelici e l'amico Alberto Re.
E a proposito del programma di Roberto Fragale, è l'unico programma al momento, a un mese dalle elezioni, che l'unico programma, direi, quindi il miglior, visibile, il miglior programma, perché tutti gli altri, a parte gli altri candidati, non so se presenteranno un programma, ma Ennio Falzoni non potrà altro fare altro che presentare parte del mio programma, sicuramente le spese non le abbassa. Quello che dico io è che comunque vadano le elezioni, noi abbiamo vinto già la nostra battaglia. Ennio Falzoni ha già perso la sua battaglia proprio per il fatto che sarà costretto a concedere maggiore trasparenza e maggiore democrazia, per quel che può, perché penso che sarà molto difficile per lui concedere queste cose dopo 40 anni di regime, diciamo così. Sì, 40 anni di regime. Ultima domanda, Roberto, chi ti affiancherà? Il tuo quadro tecnico di la squadra tecnica di Roberto Fragale. Proprio perché noi vogliamo lavorare in trasparenza e in democrazia, io non presenterò una mia lista di candidati, ma io chiederò a tutti i miei sostenitori di votare per i candidati al Consiglio tutti coloro che sottoscriveranno il mio programma, come dovrebbe essere naturalmente in tutti i presidenti. Il mio programma è il programma migliore, è il programma che tutti gli associati vogliono da 40 anni, finalmente l'abbiamo messo a punto, e quindi tutti i consiglieri che abbracceranno il mio programma, anche se presentati da altri candidati alla presidenza, chiederò ai miei sostenitori di votarlo. Bene Roberto, io se vuoi aggiungere qualcos'altro... Ma leggete il programma, è troppo lungo per spiegarvelo in quattro parole. Sono cose importantissime, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei quadri tecnici, soprattutto per quanto riguarda le grandi novità, sia per il semi-contact, sia per gli sport da ring, sia per l'apertura delle nostre discipline anche ai disabili, che è una cosa molto importante, sia per il progetto Università. Andremo a lavorare con le università, con i CUS, e avremo modo quindi di partecipare anche alle università. Certo, un'ultima domanda, e per le MMA c'è un po' una strada sulla FKB oppure rimarranno sempre una federazione a parte? Per le MMA non ti posso dare io questa risposta, fino adesso ha gestito Ennio Falzoni, il nostro vecchio presidente, questa cosa, così come ha gestito la Muay Thai, così come ha gestito la Savate, l'ha gestita molto 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 male, perché ci ha obbligato di fare guerra con chiunque, ognuno di noi era costretto sempre a far guerra per interessi personali del presidente. Le guerre devono finire. Un altro bel punto del mio programma è quello di una confederazione, proprio per far terminare queste guerre. Noi gestiremo la kickboxing, la confederazione accoglierà al suo interno la federazione di Muay Thai, che gestirà la Muay Thai, accoglierà al suo interno la federazione di Savate, che gestirà la Savate. Ognuno riceverà i propri contributi del CONI, ognuno gestirà la propria attività, ma quello che più conta è che ogni associazione di Muay Thai e ogni associazione di Savate eleggeranno il proprio presidente, il proprio consiglio, e quindi saranno totalmente indifferenti gli uni dagli altri. Basta con questa storia che vogliamo unire tutte le discipline sotto un'unica bandiera, quando poi invece il vero recondito motivo è quello di sottomettere tutti sotto un'unica testa. Bene Roberto, io ti ringrazio e ti faccio un in bocca al lupo, e ti dico anche di salutarmi il mio amico Franco Piccirilli. Senz'altro lo saluto, grazie. Grazie. We'll be right back.